Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tutte queste persone stanno aspettando di salutare Denis Sosnenko. È il ragazzo che avevamo conosciuto l'altro giorno, andava nelle foreste, nei campi di battaglia e recuperava i corpi dei militari che non si trovavano più, sia ucraini che russi. Stanno cercando di ripulire l'uniforme del soldato per cercare di risalire più o meno all'identità o al gruppo a cui apparteneva. Camminate passo dopo passo lungo il tracciato. Non prendete iniziative. Questo è un enorme, unico campo minato. Guarda, queste sono delle mine anticarro. Dopo la missione che abbiamo seguito con loro, Dennis è saltato su una mina. L'associazione Tulipano Nero ha perso uno dei suoi volontari più giovani, Denis Sosnenko. Amava l'Ucraina. Ha sempre aiutato il nostro paese durante l'invasione della Russia. Lo ha fatto cercando i soldati morti in battaglia per ridare loro la dignità. Denis pensava che in ognuno di noi si trovasse la forza dell'invincibile popolo ucraino. Era un vero amico e un esempio di abnegazione ed eroismo. Cara comunità, salutiamo Denis dedicandogli l'inno nazionale dell'Ucraina. Quante volte ho visto i genitori dei soldati uccisi in combattimento ringraziare Denis perché li aveva riportati da loro. Denis è impossibile da dimenticare. Lui, come i ragazzi al fronte, ha difeso il nostro paese. C'è chi lo ha fatto combattendo, chi facendo il medico, chi, come noi, recuperando i corpi dei soldati caduti. Tutti sapendo che rischiavano la propria vita. In direzione Bakhmut e Vugledar la battaglia è sempre più cruenta. I russi avanzano continuamente nonostante le moltissime perdite sul campo. La strategia è sempre la stessa: mandare avanti i mercenari del gruppo Wagner, che negli ultimi mesi avrebbe reclutato almeno 50.000 persone. Eccola, quella è la città di Bakhmut. I combattimenti ormai si stanno svolgendo dentro la città, nei quartieri più periferici. Sentite, piovono bombe e colpi di mortaio in continuazione. I civili qui vivono in scantinati dove manca tutto e ogni tanto escono per accendere un fuoco in strada o per andare nei pochi centri volontari rimasti, dove almeno trovano cibo, acqua ed elettricità. La gente viene qui a prendere degli aiuti per i bambini che vivono nei rifugi. Questo è un altro punto volontari, frequentato principalmente da anziani, dove c'è anche una farmacia. Vuole della valeriana, vero? I civili qui non hanno paura. C'è una donna di 60 anni che se ne va in giro a dar da mangiare agli animali. Questo per noi è un problema perché non possiamo garantire la sicurezza di tutti. Da un lato dobbiamo fare attenzione a non farci uccidere dai russi e dall'altro dobbiamo stare attenti a non colpire questa gente che spesso ci dice che non ha bisogno di noi. Noi facciamo parte della brigata numero 93. Stiamo combattendo a Bakhmut dalla scorsa estate ormai. Io e i miei colleghi siamo operatori di droni. I russi attaccano e noi ci difendiamo. Solo che prima il campo di battaglia era la foresta.
Ora è la città. Stanno avanzando sempre di più. Stiamo andando in una posizione di dronisti che correggono il tiro dell'artiglieria ucraina sulle posizioni russe. Siamo in un vecchio edificio sovietico che viene utilizzato in questo momento per tenere le posizioni dei dronisti. Sentite, il fuoco dell'artiglieria è continuo qui. Quella all'orizzonte è la front line. Siedi su queste scale. Bombardamenti in arrivo dalle coordinate 4 e 30. Adesso il mio collega sta vedendo le posizioni nemiche, perché le posizioni russe e quelle ucraine sono davvero molto vicine fra loro. Poi prenderemo le coordinate e le invieremo all'artiglieria perché le colpisca. Lavoriamo giorno e notte per studiare H24 come si muovono le truppe russe. Così abbiamo più possibilità di distruggerle. Dobbiamo giocare sempre d'anticipo. Quando i loro tank sparano verso di noi, abbiamo pochissimo tempo per reagire. Vicino a questo fumo ci sono anche le posizioni ucraine, quindi ora non riprendere. Quanto siamo alti adesso? Siamo a 200 metri. Ma c'è una posizione di mortaio lì, quindi dobbiamo salire a 500 metri. La battaglia di Bakhmut si sta rivelando una carneficina sia per Mosca che per Kiev. Le condizioni sono critiche per i soldati ucraini che lavorano in prima linea. I paramedici sono sempre di meno e lavorano 24 ore al giorno per far fronte ai troppi feriti. Dovete prendere tutti! Qui abbiamo anche un ferito al petto! Leon, muoviti, cazzo, muoviti! Non ce la facciamo da soli con questa barella! Per favore, avvisa che ci sono anche altri feriti e che noi stiamo trasportando solo il più grave. La dottoressa sta cercando in tutti i modi di fermare l'emorragia massiva che ha questo soldato alla gamba. Scusami, devo metterti un laccio emostatico per fermare l'emorragia. Grida, mandami a quel paese, ma ti stiamo portando in ospedale per aiutarti. Voglio mio padre. Chiamate mio padre. Ho cercato di fermare l'emorragia alle gambe, ma controllatelo bene, ha anche un trauma cranico. Cosa gli avete dato? Morfina. Morfina, ok. Poi va evacuato, vero? Sì, va evacuato perché qui non possiamo fare altro per lui.